Buongiorno a tutti, ben ritrovati con una nuova puntata di Biblio Boom. Ciao Francesco. Ciao Elio, oggi abbiamo... siamo apparecchiati proprio nel vero senso della parola, siamo qua in, in presenza, diciamo, Elios. Abbiamo il piacere di avere innanzitutto il nostro collega Stefano. Ciao a tutti, buona mattina. È mattina, poi voi magari avete il pomeriggio, la sera, però voi mettetevi nei panni di chi alle 6:30 stamattina si è alzato per raggiungere il posto per registrare. Come vi avevamo promesso, oggi parleremo di giochi. Giochi perché novembre è il mese del gioco e videogioco in biblioteca. Poi dopo vi racconteremo che cosa abbiamo in programma per questo evento. Oggi parleremo di giochi con Marco e Luca, che sono che ci stanno aiutando nell'organizzazione delle serate qui in biblioteca di giochi, però la presentazione vera e propria la facciamo fare direttamente a loro. Chi sono, da dove vengono? Ciao ragazzi, ciao Elios. Allora, io sono Luca, io sono Marcone e noi siamo il Dungeon Store Milano Nord. Siamo un negozio di giochi da tavolo qui nel Sestese, siamo in via Piccardi 101 e facciamo appunto questo lavoro. Quindi, oltre a avere un negozio di giochi, promuoviamo il gioco da tavolo e quindi collaboriamo appunto con la biblioteca che permette appunto la creazione di queste serate incredibili dove facciamo giocare di tutto e di più. Incredibile è la parola giusta, perché sia io che Stefano, quando ci siamo lanciati in questo esperimento un po', perché all'inizio un po' il timore che venissero in pochi ce l'avevamo, invece è un successone, perché ogni serata comunque è sold out, si iscrivono in tanti, a volte purtroppo sì, non riusciamo neanche a far venire tutti, perché lo spazio non lo consente, quindi per noi questo è un grande successo. Sì, vorrei aggiungere che al di là del solito stress che le persone hanno di riempire la sala, di avere tanta gente che giustamente sottolineavi tu, a me ha colpito proprio la qualità della serata, cioè la capacità dei ragazzi proprio di coinvolgere, di essere sul pezzo, sui giochi, e il riscontro che abbiamo quando le persone escono dalla serata è proprio quello di felicità, rilassatezza e soprattutto di grande divertimento. È un divertimento però poi collegato anche a un lavoro mentale, insomma, una fatica. Sono giochi, diciamo, di una certa complessità. Beh, però mi hai lanciato adesso una domanda mozzafiato da Biblio Boom, secondo me, che giro immediatamente anche ai nostri ospiti graditissimi, come ogni volta noi. La fascia d'età che partecipa a questi eventi, lo chiedo prima a voi due e poi lo chiedo agli esperti. E secondo voi qual è l'aspetto emotivo che tira fuori? Qual è? Tutti sono predisposti nelle diverse fasce d'età a fare i giochi da tavolo? Oppure c'è una fascia d'età tipo la mia che adesso inizia ad essere adorabile giocare rispetto a questa cosa qua? Appunto, quando dicevo prima che era una scommessa, era proprio legato a questo, perché io credevo che i giochi da tavolo fossero quasi esclusivamente per bambini. Invece no, assolutamente. Noi abbiamo nelle nostre serate over 15, mettiamo come paletto, e davvero abbiamo dai quindicenni ai sessantenni, e la passione che ci mettono anche gli adulti nel collaborare tra loro, proprio questo è l'aspetto che a me piace delle serate. La collaborazione, l'empatia che si instaura tra tutti i partecipanti di qualsiasi età, non è vero che giocano solo i bambini. Sì, spesso capita che ci siano anche adulto con ragazzo, padre e figlio, bellissimo. La vostra riscontro invece più ampio? Però noi partiamo dal presupposto che noi facciamo tantissimi tipi di eventi e abbiamo anche una community molto ricca di giocatori. E parlando proprio di età, quello che abbiamo notato è che il gioco è molto trasversale, cioè attraversa qualsiasi range d'età, perché è ovvio che si nasce e le cose che si fanno si gioca,
si gioca per imparare inizialmente, e questo poi si porta avanti, ed è secondo me una natura che rimane nella persona. Il gioco è, anche parlando di sport per esempio, lo sport è comunque gioco, quindi è una cosa che ci portiamo sempre dentro. Infatti il nostro target, tra virgolette, non è ben definito. Noi spaziamo dai bambini di un anno, 18 mesi in su, fino a persone di qualsiasi età, anche più grandi, anche le nostre serate, l'età media meno male sui 30-35 anni, vengono anche persone di 50-60, vengono ragazzini di 15-16 anni. Quindi il gioco, la cosa bella del gioco è che non è così tanto targetizzato quanto meno dal punto di vista dell'età, perché comunque accontenta un po' tutti. E come dicevi prima, abbiamo giochi di tutti i generi. C'è il gioco semplicissimo, adatto magari appunto ai bambini, che serve anche per imparare qualcosa, come c'è il gioco magari più complesso, dove devi ragionare un po' di più, di fare un po' fumare il cervello, passatemi il termine. E questo insomma è anche la cosa positiva poi del gioco, perché il gioco fondamentalmente è quello che ci lega tutti dalla nascita fino a finché non siamo grandi, e continuiamo comunque a farlo. Questa è una cosa molto importante del gioco, ed è anche il motivo poi per cui tutti questi big eventi che facciamo hanno il successo che hanno. Sì, esattamente. Poi l'aspetto che mi ha colpito è che in quelle 2-3 ore in cui giocano, non è che si distraggono, si pensano ad altro, fatemi dire una cosa da vecchio. Non si vede un cellulare in quelle serate, che sembra una stupidata, però è una cosa incredibile. Sì, sì, soprattutto noi abbiamo pensato all'inizio, lo so, creiamo un'atmosfera della musica, qualcosa, si rischia di distrarre. Rischia di distrarre, sono tutti focalizzati sul gioco, poi la varietà dei giochi, chiaramente, perché non è una serata un gioco a tema e basta, sono dei tavoli diversi. Assolutamente, è difficile vincere già concentrandosi sul gioco solamente, quindi dobbiamo pensare anche ad altro. E poi esatto, abbiamo una varietà, come ad esempio l'ultima serata che abbiamo fatto è stata collegata da questo fil rouge dei giochi cooperativi, quindi tutti i giocatori al tavolo erano contro il gioco stesso, che andava contro di loro con le sue meccaniche, e è stata caratterizzata da sconfitte generali dappertutto, perché chiaramente i giochi cooperativi vanno un po' masticati, bisogna capire un po' come funziona il gioco per riuscire a vincere, e a volte avere anche un po' di fortuna, che non basta. E nelle serate che abbiamo fatto l'anno scorso, che faremo anche quest'anno, diamo spazio anche al gioco di ruolo, che magari è un po' meno conosciuto, però noi tentiamo di portare avanti il gioco di biblioteca nel senso più ampio del termine, quindi abbiamo provato anche i giochi di ruolo. Lascio a voi la spiegazione di 2 minuti di che cos'è il gioco di ruolo. Assolutamente, che è una domanda che fa anche chi gioca di ruolo all'inizio, ma che cos'è il gioco? Ma anche chi gioca dopo tanto tempo, perché non si sa mai che definire che cos'è questa cosa. E, il gioco di ruolo fondamentalmente è un altro tipo di gioco da tavolo che fonde tantissime cose insieme, quindi c'è un po' di teatro, un po' di improvvisazione, storytelling e via così, con delle regole da gioco da tavolo. Quindi adesso sta venendo un po' alla ribalta, perché Dungeons & DJ, Surreal DJ e Stranger Things e via così hanno buttato Dungeons & Dragons alle masse, potremmo dire, che l'hanno un po' riportato in auge. E via così, quindi la gente si sta interessando sempre di più. E come funziona fondamentalmente il gioco di ruolo? C'è una figura, narratore, master, chiamiamola come vogliamo, che porta le basi della storia e i giocatori fondamentalmente la vivono e la portano nella direzione che preferiscono, con ovviamente delle regole, altrimenti siamo lì a portarcela su al tavolo. Invece i loro personaggi che interpretano all'interno di questa storia, dovranno sottostare chiaramente a un regolamento, dei tiri di dado, estrazioni di carte, che regolano poi le scelte casuali che potrebbero avvenire. Sì, abbiamo avuto un assaggio di narratori. Ma master di solito abbiamo la nostra squadra, assolutamente entusiasmanti, ma non sono sempre gli stessi. No, infatti, anzi, riusciamo a spaziare un po', anche perché i giochi di ruolo, come i giochi da tavola, anche se alla fine i più famosi D&D, sono veramente tanti e tutti gusti, e tutti pensano che qualunque gioco di ruolo sia D&D, ma come diciamo spesso, cambiare gioco di ruolo è come voler giocare
se uno vuole portare D&D in tutti i giochi di ruolo, è come giocare a Risico con le regole del Monopoli, cioè quindi sono completamente diversi l'uno dall'altro. E quindi il nostro livello, è, cioè quello che noi vorremmo, è farli conoscere tutti esattamente come il gioco da tavolo. Esatto. Spezziamo una lancia a favore di quei giochi di ruolo che non sono la Dungeons & Dragons, perché è vero che lui è il capostipite più famoso del mondo, ma sono tantissimi altri sistemi che sono altrettanto belli, se no ovviamente poi soggettivamente di più, e sono diversi anche come target, sempre tornando a parlare dell'obiettivo delle nostre serate, dei nostri eventi, perché comunque ci sono determinati giochi che sono più adatti a determinate persone, altri per altri tipi di persone, alcuni sono più narrativi, quindi magari premiano la persona che vuole raccontare, vuole parlare, interagire tantissimo. Altri magari sono più collegati, più legati alla meccanica, quindi sono tanti lanci di dado perché è molto più regolamentato, chiamiamolo così. Quindi il bello del gioco di ruolo, come poi anche per il gioco da tavolo, è che anche quello spazia su tantissime ambientazioni, su tantissimi sistemi diversi, modi di giocare, di intendere il gioco di ruolo in sé. Sicuramente magari un po' più di nicchia del gioco da tavolo, che è ovviamente più sdoganato, perché comunque il gioco di ruolo richiede anche una preparazione diversa. Infatti noi quando ci organizziamo per le serate con i nostri master cominciamo a organizzarle molto in anticipo, perché c'è una strada da preparare, c'è un sistema da studiare, tutte queste cose qua. Però è anche vero che l'esperienza al tavolo è un'altra roba, soprattutto alle persone, gli animali sociali, a cui piace interagire, a cui piace parlare, magari piace poco stare a fare Skype e cose del genere, il gioco di ruolo è fantastico. Quanto influenza nome delle azioni un tavolo che mette insieme cinque persone che non si conoscono? Avete esperienze? Tantissimo, assolutamente. L'esperienza prima che abbiamo è appunto la nostra community, perché abbiamo iniziato ormai da più di un anno a fare le serate, a fare due serate a settimana già tramite il negozio, e abbiamo notato che inizialmente ovviamente tutti sconosciuti. E adesso si è proprio creato un bel gruppo, una community vera e propria, quindi gente che anche fuori dalle serate si incontra, esce, si frequenta, passano dalle tranche in negozio, si beve il caffè, due chiacchiere, ci aiutano anche poi a fare le serate che facciamo qua in biblioteca. Quindi aiuta tantissimo da quel punto di vista. Sono tante persone che vengono magari agli eventi per conoscere gente nuova, perché comunque è un rompere il ghiaccio diverso. Cioè non ti stai semplicemente presentando una persona a piacere, vogliamo parlare, perché è un aiuto, diciamo, molto importante questa cosa qua, soprattutto per chi è più timido e comunque ha un mezzo fisico per arrivare anche alle altre persone. Quanto, secondo voi naturalmente, no? Quanto è necessario una socialità che parta da un gioco di ruolo? In che senso? Nel senso che come dai piccoli, perché avete parlato di metà veramente, dove noi ci lavoriamo anche tanto con l'idrica, però non si fa un po' più fatica a tenerli concentrati? Quando se sono insieme sono predisposti a quello, e quanti rimangono e poi ritornano, e quanti invece perdiamo rispetto a queste proposte? Allora, qua a Sesto abbiamo fatto un evento poche settimane fa medievale, eccetera, eccetera, sì. Dove avevamo i nostri tavoli da gioco in strada, e le mamme erano letteralmente stupite di quanto fosse la capacità di concentrazione su un gioco dei vari bambini che si mettevano a tavola, appunto dell'età elementare, comunque stiamo parlando, dove al momento hanno mille stimoli e quindi saltano da una parte all'altra. Quando li abbiamo messi in testa Stato per fargli creare delle strutture, delle costruzioni, esattamente solo usando la cru che avevano in testa, non volevano lasciare il tavolo, cioè erano molto concentrati soltanto su quello. Quindi in realtà mamma diceva: io il gioco lo prendo perché non l'ho mai visto staccarsi un attimo dal cellulare, lì non stava neanche pensando che il cellulare esistesse, ma era focalizzato solo su quello. E il gioco è una cosa, come dicevo, è una cosa naturale, una cosa che abbiamo dentro, cioè impariamo giocando, quindi il fatto che si stessero concentrando, stessero imparando qualcosa, che fosse la coordinazione occhio-mano, che fosse qualunque altra cosa, ma facendo, divertendosi, quella è la soddisfazione migliore, anche per le mamme che riguardava. E allora mi sento di lanciare, Elios, la proposta anche ai ragazzi di una giornata alla... Assolutamente, come abbiamo detto all'inizio, novembre, il mese del gioco e videogioco in biblioteca, quest'anno tentiamo di evolverci un po', nel senso che non solo più per i grandi, dai 15 anni in su,
ma questa proposta delle biblioteche si amplia anche per i più piccoli, quindi anche la biblioteca dei ragazzi comincerà a prestare i giochi da tavolo presenti nella biblioteca, e ci sarà anche un evento a novembre, i primi di novembre, il 4 novembre, alla Casa delle Associazioni. Ci sarà sempre con l'aiuto di Marco e Luca e altri loro collaboratori, faremo giocare ai più piccoli dai 6 ai 10 anni. Poi sul portale, su tutti i canali social del e dovrete iscrivervi. Però, se siete d'accordo, chiudiamo con una battuta ognuno legato al gioco, nel senso, quanto è importante, soprattutto attendiamo dagli esperti questo momento magico. Dai, questo è veramente una... Ma lo chiedo anche ai miei colleghi che si occupano di giochi in biblioteca, per esempio. Il viaggio da primo anno, io che non sono abituato, diciamo, sedermi a un tavolo in fondo di socialità, vedo che è difficile poi non farsi coinvolgere. E quindi proprio la colonna sarebbe questa: venite alle serate, passate poi dal negozio in via Piccardi, che è a due passi, diciamo, da qua, e qui a Sesto e Vivo, e scoprirete, secondo me, un mondo che, se non siete appassionati, è fantastico. Va bene, allora io invece vi dico che, anche se sembra una cosa brutta, i giochi da tavolo danno dipendenza. Quindi state attenti, per una volta che ci entrate, non riuscite più, ma è positivo almeno, una dipendenza buona. Io chiudo con una frase che non è mia, una citazione, però è vero che non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare. Grazie. Dovevamo far chiudere lui adesso la cambiato la sto prendendo due. No, io quello che voglio dire è che ho notato in tutte queste serate che a un tavolo di 5 giocatori c'è, cioè, quello super timido, quello super estroverso, quello che magari è la prima volta che vede, però poi una volta che iniziano sono tutti uguali. Invece io oggi da questa chiacchiera porto a casa che possiamo staccarci dal telefono, e questa cosa la facciamo anche grazie ai giochi da tavola. Buona giornata, buon lavoro, buon gioco, grazie per la disponibilità e buon gioco. Buon gioco a tutti, e veniteci a trovare a novembre in tutti gli eventi che organizzeremo, e andate a trovare Marco e Luca in via Piccardi. Per consigli, loro sono disponibilissimi. Sempre pronti. Ciao, grazie.